Radio.0 presenta Napoli Magazine. Buon pomeriggio a Carlo Alvino. Ciao Carlo, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, ciao Michele, eccoci qua. Ma scusami Carlo, ripartiamo proprio dal finale. Allora, la domanda che tutti si pongono da ieri: quante reali possibilità ci sono che il Napoli possa tagliare il traguardo del secondo posto, considerando che da giovedì a fine mese il Napoli giocherà 6 volte in 18 giorni, mentre la Roma, che nel frattempo perde Strootman, giocherà soltanto le partite di campionato? Ma il Napoli intanto con la vittoria di ieri mette pressione alla Roma, e questo è il primo dato. Io credo che sarà importante anche vedere se ci sarà o meno il contraccolpo psicologico per i giallorossi, e questo lo vedremo già la prossima, quando la Roma sarà impegnata in casa con l'Udinese, un avversario scorbutico per i giallorossi. Ecco, se la Roma riuscirà a superare, come ha fatto precedentemente, perché non dimentichiamo che la Roma dopo la sconfitta di Torino con la Juve, dopo l'eliminazione in Coppa Italia con il Napoli, ha poi subito ritrovato i risultati. Allora, se la Roma conferma questa tenuta mentale, io allora dico che effettivamente, insomma, le possibilità di giungere al secondo posto ci sono, ma sono minime. Ora invece la Roma non dovesse superare l'Udinese, quindi far capire che c'è un problema anche di natura psicologica, e allora il Napoli ha l'obbligo, ha il diritto dovere di crederci fino alla fine, nella speranza di poter arrivare bene al traguardo finale. È vero quello che dici, gli impegni del Napoli sono molteplici, e noi ci auguriamo che possano essere molteplici fino alla fine della stagione, perché tutti quanti noi ci teniamo ad andare avanti in Europa League, però vincere aiuta a vincere, quindi se il Napoli dovesse andare avanti, io credo che potrebbe solo beneficiarne dal punto di vista mentale, e quindi potrebbero essere le partite di metà settimana delle scariche vere e proprie di adrenalina, gli eventuali passaggi di turno, immagino i quarti, poi chissà la semifinale, io credo che potrebbero solo fare il bene del Napoli anche in campionato, tenuto conto anche che la rosa c'è, è ampia, si va verso il recupero di giocatori importanti come Mesto, si va verso la ricerca di una condizione migliore per Marek Hamšík, che potrebbe, una volta trovata la condizione, essere l'arma in più di questo piano di stagione, e poi ci rigira sulla torta, io ci credo ancora, ma Zuniga magari ci fa un aprile e maggio in maglia azzurra su quella fascia, e del suo straordinario contributo. E tra l'altro abbiamo visto anche le foto di questa mattina che si allena, sì, con in gruppo, e quindi questa è una buona notizia. Io saluto pure Salvatore Cagliazza, responsabile dei servizi sportivi di Roma. Ciao Salvatore. Buon pomeriggio a te Michele, ci ritroviamo un po' più sorridenti rispetto agli ultimi lunedì. E con noi c'è pure Carlo Alvino, caro Salvatore. Ciao! Quindi... Grande Carlo. Il mio amico Salvatore Cagliazza. E allora, guardate, siccome siete tutti e due miei amici, ecco, fatevi una domanda ciascuno e datevi una risposta, come direbbe Marzullo, partendo proprio dalla partita di ieri. Comincia Salvatore con Carlo. No, comincio io. Carlo, come ti spieghi questo, non so se ne avete già parlato, questo fantasma Hamšík, questo campione che negli anni scorsi con Mazzarri era un punto di riferimento, quest'anno con Benitez proprio non riesce ad esprimere le sue qualità? Mi piace la domanda, perché ha il senso giornalistico dell'attualità, del grande momento, quindi io ti faccio i complimenti a prescindere, lo sai, ma non perché ti voglio bene, perché tu hai un senso giornalistico vero, innato, e hai colto l'argomento della giornata. Alla luce della vittoria di ieri non si può non parlare di Marek Hamšík. Io, un'idea mia personale, magari può diventare argomento di discussione, rifiuto a prescindere il discorso tattico, quindi non mi iscrivo al partito di chi dice no, la collocazione in campo che vuole Benitez non è utile, per me queste sono fandonie, sono chiacchiere neanche da bar, sono chiacchiere
essere inutili, perché un bravo calciatore non è legato alla posizione che gli impone il mister. Un bravo calciatore intanto quando è in forma ed è bravo, spazia, gioca, si propone, e quindi non è il suo posizionamento che fa o non fa la differenza. Io credo che Marek, da persona sensibile qual è intelligente, soffre per la mancata condizione fisica. I due mesi di stop dovuti all'infortunio lo hanno penalizzato. Lui adesso vorrebbe spaccare il mondo, vorrebbe fare la differenza, vorrebbe onorare quella fascia pesante che indossa, e si rende conto invece che non è così, perché sbaglia anche le cose elementari, sbaglia il passaggio a due metri. Allora ditemi voi, che significa la posizione in campo quando tu sbagli il passaggio a due metri? Quando sbagli il passaggio a due metri, ti chiami Marek Hamšík, vuol dire che è un problema, cioè è un problema di testa. E allora, se non ritrova la condizione fisica, e a noi la può ritrovare, secondo me, solo giocando, e quindi fa bene Benitez ad insistere su Marek anche in questo momento, dove magari tutti invece vorrebbero perdere la panchina. Ecco, fin quando non torna la condizione, Marek andrà incontro a queste, tra virgolette, brutte figure. Però il problema, secondo me, è questo: è alla ricerca della condizione perduta. Se la trova, e io immagino la possa ritrovare anche a breve, e allora, prima dicevo a Michele, lo dico anche a te, secondo me è l'arma in più del Napoli per questo finale di stagione. Carlo, tocca a te con Salvatore. Ma io a Salvatore lo voglio provocare, mi piace, perché Salvatore poi non è uno che si tira indietro. Tu sai, Salvatore, io sono un amante dei proverbi napoletani, sono un amante della nostra lingua, che a tutti gli effetti una lingua, non è un dialetto. Adesso ti recito un proverbio che dice così: il Padre Eterno è l'ungariello, ma non è scordariello. La trasposizione di questo proverbio vale per un giocatore che ieri, e ce ne dispiace, ho visto che anche tu l'hai scritto su Twitter, ce ne dispiace, assolutamente, perché non vogliamo mai nessuno, però questo proverbio ci sta bene per la lavatrice, che evidentemente prima ha perso un po' d'acqua dall'oblò e adesso ha fuso il motore. Ti voglio chiedere così, si ripete una provocazione. Sì, sì. L'infortunio di Strotman. Sì, ho premesso, noi che siamo, voglio dire, fruitori di Twitter, lo sappiamo, ho premesso che me ne dispiace. Bravo. Però sai, noi crediamo qui a tutto, e quindi crediamo anche negli dèi del San Paolo. A quanto pare quello sputo alla curva B non è piaciuto agli dèi del San Paolo, e quindi Trotman è andato via in stampelle. Ma ripeto, me ne dispiace, perché comunque rompere menisco e crociato fa male, è una brutta botta per la Roma. E invece poi adesso invece mi lego al discorso tattico: mancherà ancora De Rossi per due giornate, Trotman è fuori fino a fine campionato, Totti non è meglio della condizione, e allora ti chiedo, queste assenze peseranno per la Roma secondo te? Ma credo proprio di sì, anche se loro ieri, diciamo, hanno giocato bene, però anche noi abbiamo avuto delle occasioni da gol. La differenza è che noi abbiamo gli attaccanti e loro, voglio dire, a parte destro, hanno dimostrato di non saper segnare, no? Gervinho come prima punta mi è sembrato un azzardo. Gervinho è bravo quando parte dalle retrovie e trova gli spazi. Il Napoli invece ieri si è riscoperto, al di là di qualche errore in disimpegno di Gemaili, di Hiller e dello stesso Hamšík, il Napoli si è scoperto un po' italianista, no Carlo, Michele? Cioè, nel senso, certo, che ha fatto gestire il pallone e poi ha cercato di ripartire, e alla fine su una distrazione ne ha approfittato e ha vinto la partita. E anche questo sinonimo di grande squadra. Io chiuderei con la stessa domanda a tutte e due, chiaramente, sulla partita di giovedì. Salvatore, Carlo, quale sarebbe il miglior risultato? Ieri Albiol ha detto: noi dobbiamo segnare se vogliamo superare il turno. Credete anche una vittoria con una sconfitta con il minimo scarto possa essere un buon risultato, o bisogna marciare con un solo risultato in testa? Vabbè, è naturale che ognuno va in campo per vincere, no? Ci mancherebbe, ma credo, ma sinceramente, dopo lo 0-0 con lo Swansea e il 3-1 in casa, io magari metterei la firma anche per questo ottavo di finale. Ma è naturale che se Napoli dovesse fare un gol avrà i favori del pronostico qui al San Paolo. Carlo? Per me il porto,
per me il Porto è il miglior avversario che in questo momento potesse capitare. È una squadra che gioca su ritmi lenti, perché il calcio portoghese è fatto proprio di possesso palla e ritmo non esasperato, e ti permette di giocare. Quindi per me il Napoli ha sicuramente i favori del pronostico, e Benitez, che è maestro, dice che bisogna fare gol, e io dico che bisogna fare gol, e magari perché non vincere, così chiudiamo la pratica con un po' di anticipo e siamo tutti più tranquilli, va bene? E abbiamo sentito dunque la conferma del brutto incidente per Strootman, gran bel giocatore che il Napoli avrebbe potuto annoverare tra le proprie fila, poi è finito a Roma. E ripeto, insomma, scherzi a parte, battute a parte, veramente dispiace che un gran bel giocatore come Strootman debba chiudere anzitempo la stagione. Buon pomeriggio a Gianluca Monti della Gazzetta dello Sport. Ciao Gianluca. Ciao Michele, buon pomeriggio a voi. Allora, difficilissima, soffertissima vittoria, alla fine dico anche meritata, perché poi, ecco, vedendo come sono andate le cose, alla fine chi più ci crede vince. E però peccato, sempre peccato, sarà una parola che ripeteremo sempre, perché Gianluca, se solo ricordiamo a cosa è successo nella scorsa settimana, siamo qui ancora a mangiarci le mani. Sì, è vero, tutto giusto, secondo me vittoria è la cosa più importante, difficile trovare un aggettivo a corredo, però se il Napoli ha perso 20 punti con le cosiddette provinciali, un motivo ci sarà, e se il Napoli continua invece a vincere in casa contro tutte le grandi, un motivo ci sarà. Evidentemente questa squadra determinati appuntamenti li prepara meglio, li sente di più anche dal punto di vista emozionale, riesce a soffrire e probabilmente anche a fare il calcio che forse più si adatta a questi giocatori, vale a dire un calcio di ripartenza, un calcio cui il Napoli è stato abituato anche negli anni scorsi, del quale non ho mai capito perché bisognerebbe eventualmente poi vergognarsi. Si può vincere anche facendo il 27% di possesso palla, come ha fatto ieri il Napoli, e secondo me quando si hanno Caglione, Mertens, Insigne, Amsic che si butta negli spazi, Higuain che attacca bene la profondità, non c'è niente di male a fare questo tipo di calcio, mentre si incontrano più difficoltà a fare possesso palla quando non si ha forse tutta la qualità in mezzo al campo di cui vorrebbe disporre Benitez. Anche perché ogni tanto giocare all'italiana, Gianluca, e la Roma dovrebbe saperlo, non fa mica male. Esatto, ma secondo me, tra virgolette, come diceva Pesaola, Benitez ha rubato l'idea a Garcia. Se Garcia, che non schiera a destro, viene qui nel tentativo probabilmente di difendersi, si accorge che il Napoli è talmente dietro la linea della palla che non può fare altro che fare possesso, e quindi alla fine la Roma si difende palleggiando. Il Napoli si difende e vuole fare contropiede. Il problema dal mio punto di vista è che forse rispetto ad altre circostanze, io ricordo per esempio che il Napoli ha segnato il primo gol contro il Livorno facendo contropiede, e parliamo del Livorno. Però se il Napoli riesce a stanare gli avversari, effettivamente con la qualità dei giocatori, ripeto, che ha davanti, può fare male quando riparte. Ieri paradossalmente il Napoli è ripartito troppo poco, è ripartito una volta con Mertens all'inizio, a fine del primo tempo, e un'altra volta con Zemaili che ha servito Caglione all'inizio secondo tempo. Di fatto va detto, c'è un fallo di Zemaili su Pjanic. Troppe poche due ripartenze contro il possesso palla della Roma, però va detto che la Roma ha ottimi palleggiatori. Io non credo che da ieri dobbiamo trarre questo insegnamento. Il Napoli può giocare questo tipo di calcio, può farlo ancora meglio, e secondo me, ribadisco, è il tipo di calcio che meglio si adatta alle caratteristiche del giocatore azzurro. Credi che Benitez ci penserà? Ma secondo me lo sta facendo. Benitez è una persona molto intelligente, una persona anche molto più duttile forse di quello che può sembrare. Magari non vuole cambiare il modulo di gioco perché la squadra ha trovato determinate certezze, anche se secondo me non ha trovato ancora l'equilibrio. Però l'equilibrio può essere dettato anche da un atteggiamento diverso, pur mantenendo lo stesso modulo. E se Napoli dovesse abbassare il proprio baricentro di una decina, quindicina di metri, tenere magari la difesa più coperta in al modo, cercando di avere meno spazio alle spalle di Albiol e Fernandez, secondo me non può che fare bene. Ripeto, non è una questione di cui vergognarsi giocare eventualmente un calcio all'italiana. Poi il calcio all'italiana lo puoi giocare 4-2-3-1, lo puoi giocare 3-5-2, lo puoi giocare in qualsiasi modo, però se lo fai bene
e il Napoli, secondo me, ripeto, può farlo anche meglio di ieri, ed hai giocatori di qualità quando riparti. Davvero puoi vincere anche grandi partite, e ieri il Napoli ha vinto una grande partita. Io tra l'altro io ricordo sempre quella straordinaria Italia dei mondiali di Spagna, che giocava un calcio alle trane straordinario e spettacolare, perché aveva gli interpreti giusti e quindi faceva spettacolo anche difendendosi e ripartendo, cosa che non vedo perché debba essere definita scandalosa. Vabbè, ma d'altronde noi siamo bravi a farci del male da soli. Gianluca, a questo punto, anche se già so la tua risposta perché ti ho letto, quante possibilità reali ci sono di beccare la Roma, di fare i secondi? Ricordiamo, il Napoli deve superare la Roma perché ha pari punti e loro sono sempre in vantaggio perché hanno vinto 2-0 all'andata. Sì, secondo me calcistiche ce ne sono poche, psicologiche tante, perché la Roma vista ieri onestamente è superiore al Napoli, è superiore anche nelle riserve delle riserve. Cioè, se pensiamo che ieri ha giocato Taddei nella Roma, che è praticamente fuori dalle normali rotazioni della squadra giallorossa, e nel Napoli hanno giocato Iller e Zemaili, che sono praticamente titolari o quantomeno si giocano sempre il posto con Berami e Giorginio, ci rendiamo conto che forse, ecco, anche le seconde linee della Roma hanno qualcosa in più, magari hanno qualcosa in più dal punto di vista anche della freschezza atletica, avendo giocato meno del Napoli. Lo stesso Romagnoli, che magari ha commesso un errore in occasione del gol di Cariacon, è una quarta quinta scelta come esterno sinistro, che ieri non ne ha fatto dispiaciuto, un ragazzo di sicura prospettiva. Calcisticamente la Roma è una squadra che ha un'identità, il Napoli, lo dicevamo prima, la sta ancora cercando, tra il modo di gioco, l'equilibrio e l'idea tattica. Però il Napoli ha messo grande pressione alla Roma, ha messo grande pressione perché è 4 punti dietro, perché magari dico una fesseria, anche lunedì prossimo il Napoli gioca 2 ore prima, la Roma può entrare in campo condizionata se il Napoli vince a Torino. Quindi l'aspetto psicologico è importante, c'è questo infortunio di Strootman, la Roma è una piazza come Napoli, un morale si fa condizionare dai risultati, nessuno oggi parlerà di quanto bella, seppure non bellissima, è stata ieri la Roma, tutti parleranno del fatto che comunque la Roma ha perso, e questo incide. Quindi psicologicamente il Napoli ha, secondo me, messo la palla nel campo della Roma. Adesso sta alla Roma a reagire, come è stata brava a fare dopo la sconfitta di Torino con la Juve, l'ha detto anche Benitez. Però magari una volta si riesce, la seconda senza Strootman è un po' più difficile. Certo, e ricordiamo per le prossime due partite anche senza De Rossi, insomma, sì. Non è, anche se abbiamo visto che ieri, insomma, la Roma ha tirato fuori comunque giocatori di primissimo livello. Sinceramente io dico la verità, non me l'aspettavo Taddei davanti alla difesa con quella qualità, anche con quel dinamismo, un giocatore comunque ormai, ripeto, fuori dalle rotazioni. E io dico anche con quella cattiveria, ha fatto un fallaccio su Mertens con passeggiatina sul Berger, perché mi sembra che Carlo fosse già, infatti, non so se era già stato ammonito, però no, se non sbaglio proprio nella circostanza fu ammonito, forse ok, era quanto meno d'arancione, allora. E infatti tendente al rosso per chiudere questo porto è una buona squadra lì davanti, con Quaresma, con Jackson Martinez, con gente che ti può far male in ogni momento, però una squadra meno europea rispetto ad esempio allo Swansea, nel senso che ha ritmi più lusitani, più vicini, simili anche a quelli del calcio italiano, e questo può essere un vantaggio per il Napoli. Un altro vantaggio può essere il fatto che comunque questa squadra prende tanti gol, ne ha preso uno ieri dalla Luca, che è molto giù in classifica nel campionato portoghese, ne ha presi tanti dall'Antrax Francoforte in Europa League, e non parliamo certamente di uno squadrone. Giocare la prima in trasferta è sempre un vantaggio, soprattutto se riesce a fare un gol. Il Napoli, ripeto, ha, secondo me, nelle sue potenzialità di andare ad Oporto e fare gol in contropiede, perché quando hai poi gente come Jackson Martinez, gente come Quaresma di fronte, l'idea deve essere quella di cercare di non concedergli spazio, di non dargli profondità. Se il Napoli si difende e riparte, secondo me ad Oporto può fare una gran partita. E rieccoci di nuovo in diretta su Radio 2.0, ancora buon pomeriggio e buon lunedì 10 marzo a tutti. Naturalmente parliamo di questo Napoli che soffre ma vince, si rilancia per il secondo posto e soprattutto guarda ad Oporto per questa sfida di Europa League, ottavi di finale d'andata contro la squadra dell'ex interista Quaresma, la cui trivela rimase soltanto un ricordo, forse un incubo per i tifosi nerazzurri, soprattutto per i tentativi andati a vuoto, e Jackson
Nelson Martinez, che è stato un sogno proibito del Napoli in estate. Buon pomeriggio a Maurizio De Giovanni. Ciao Maurizio, buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Beh, è inutile dire che sul web impazzano gli spottò per la Roma, e quello che ho trovato più divertente è stato Roma capoccia, con la fotografia della capocciata precisa e forte di Caicon, che ha deciso la partita. Sì, io dico la verità, ho assistito alla partita, sono stato a Milano, ero ospite di Sky ieri per vedere la partita, ma ho assistito alla partita con un retrogusto forte di rimpianto per l'occasione perduta. Cioè, era una partita che il Napoli avrebbe avuto più volte l'occasione in passato di poter giocare, con la consapevolezza di poter effettuare un sorpasso che invece è ben lungi dall'avvenire. Insomma, c'è il Napoli a 3 punti sotto la Roma, 3 punti che sono virtualmente 7, perché 3 sono quelli relativi alla partita da recuperare della Roma contro il Parma in casa, e il fatto di essere in netto e clamoroso svantaggio nel computo degli scontri diretti mette il Napoli in condizione che, se arrivasse a pari punti con la Roma, sarebbe comunque terzo. Il Napoli deve rimpiangere tutti i punti gettati via in maniera scellerata e sconsiderata contro le piccole. Il Napoli deve rimpiangere anche una netta ed evidente involuzione tecnico-tattica del gioco. Ieri io ho chiesto a Benitez, quando ho avuto modo di chiedergli, di fargli una domanda nello studio, gli ho chiesto se non rilevava che il Napoli ieri ha avuto anche una perdita in termini di qualità, che era l'unica cosa dalla metà campo in su che finora non era mai mancata. Io ieri ho assistito a una partita orribile, imprecisione, raffazzonata, azioni che erano triangoli che non si chiudevano, dribbling insistiti fuori luogo. Cioè, io ieri penso che il Napoli veramente si sia messo in pari con le volte che sono sfortunate, insomma, per dir così. Penso che il Napoli abbia veramente portato a casa 3 punti che non meritava assolutamente. Come dicevi tu, però, insomma, bisogna anche tener conto effettivamente i precedenti, Maurizio, perché sia in Coppa che in campionato a Roma il Napoli non avrebbe proprio meritato di perdere, invece siamo tornati senza un punto, quindi come si dice, anche in questo, no, lungo il campionato si compensa la fortuna e la sfortuna. Sì, probabilmente sì. Io credo che ieri il Napoli veramente sia riuscito a trovare un'occasione veramente presa nell'unico momento in cui Gulam si è liberato per il cross, e per inciso che bellissimo cross ha fatto Gulam, perché Gulam ha fatto un cross veramente straordinario. Maurizio, scusami, da quanti anni non vedevamo un cross così bello? Ah, moltissimo, un cross veramente bellissimo. C'è da chiedersi perché non rientri negli schemi, nell'occasione di gioco. Cioè, un ragazzo che ha quella qualità di cross dovrebbe essere portato molto più spesso sulla linea di fondo per tentare quei passaggi. Insomma, il Caglion, che continua a essere veramente una pepita d'oro trovata. Insomma, io credo che non fossero molti prima, all'inizio della stagione, a scommettere sul campionato che sta facendo questo ragazzo. Insomma, quindi penso che ci siano motivi per essere contenti e motivi per essere ancora più arrabbiati, perché se il Napoli dovesse, come tutti speriamo fortemente e ci auguriamo, cogliere questo secondo posto, veramente però a quel punto sarebbe strano pensare ad una squadra che è così sotto alla prima, come è il Napoli oggi, in nome di tutti questi punti buttati via in maniera assurda contro le piccole. Senti Maurizio, alla luce di questa partita, è vero, io sono perfettamente d'accordo con te, ho detto la parola che probabilmente pronunceremo più spesso in questi giorni è forse, ai noi, anche nel futuro, è peccato, proprio per quello che dicevi. Però realisticamente, considerato anche l'ambiente della capitale, che non è un ambiente dolce, assolutamente dolce, considerato quello che potrebbe essere il contraccolpo psicologico per i giallorossi, che
hanno avuto anche questa bruttissima notizia di Strootman che chiude anzitempo la stagione, non ci che sarà. Dobbiamo, che dobbiamo in questa occasione veramente tutti quanti salutare con affetto, assolutamente. Nonostante i malintesi, diciamo il così, o perlomeno l'atteggiamento che aveva avuto in occasione dell'espulsione, un infortunio gravissimo che priva la Roma, ma il calcio italiano direi, di un grandissimo campione. Quindi è un gran peccato che si sia fatto male così. Forse anche lì Garcia dovrebbe interrogarsi sull'opportunità di mettere in campo un giocatore infortunato, perché Strootman si è fatto male all'altro ginocchio per la postura che ha assunto avendo nel ginocchio destro invece un infortunio che si portava dietro. Quindi certo è una perdita serissima per la Roma, è molto grave dal punto di vista tecnico questa. Tra l'altro, io non so se la Roma avrà dei contraccolpi tanti da poter perdere tanti punti senza lo scontro diretto, dici? Cioè da non vincere col Parma e poi perdere tre o quattro punti successivamente. Certo, insomma, non è un abisso, ci può anche stare. Ricordo che però la Roma non continua a non avere altri impegni, noi ci auguriamo di averne ancora gli impegni in Coppa. Come no? Quindi non lo so, io francamente sono molto più contento dei 10 punti che ci separano dalla quarta. Tu sai che abbiamo sempre detto fin dall'inizio del campionato che per noi era fondamentale cogliere la qualificazione alla Champions anche attraverso gli odiati e odiosi preliminari, ma sarebbe troppo grave per i giocatori che speriamo possano venire a Napoli, una squadra che non partecipi alla Champions League, insomma. Quindi è fondamentale cogliere questa occasione, molto più importante essere sicuri del terzo posto e poi chiaramente dovercela giocare e sperare di mettere quel po' di sale nella parte finale del campionato che consiste nell'avere qualcosa da rincorrere, insomma. E salutiamo anche Antonio Berrazzolo. Ciao Antonio, buon pomeriggio. Abbraccio a grande Maurizio De Giovanni. Antonio, a te l'onore di fare l'ultima domanda a Maurizio. È un po' difficile, un po' come quando mi facevano fare le domande in conferenza a Mazzarri per ultimo, quando già avevano detto tutto. Ci provo. Vediamo un po'. Allora, Maurizio, possiamo parlare però sicuramente di un aspetto importante, cioè di quello relativo a Pepe Reina. Un giocatore straordinario, un giocatore che secondo me va acquistato subito, senza perdere tempo, perché effettivamente è uno che fa la differenza dall'esultanza, ma anche a quello che poi in campo riesce a dare. E poi un commentino anche su Nainggolan. Lui a fine partita della notte ha twittato: lezione di calcio è perdere. Io ho risposto: lezione di gol è vincere. Sì, guarda, allora ti rispondo volentieri su entrambi gli argomenti. Reina è un fuoriclasse assoluto. Ieri la parata che ha fatto tornando indietro sulla deviazione sul tiro di Maicon è stata, credo, una parata che non abbiamo visto. Veramente dobbiamo risalire a periodi molto 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 precedenti per vedere la parata del generale San Paolo. È un giocatore decisivo anche come carisma, e diventa ancora più decisivo dopo l'infortunio di Rafael, perché su Rafael, avere Rafael con la consolidata posizione di campione che stava raggiungendo, con quella meravigliosa mezza partita che ha giocato proprio quando si è fatto male, avere Rafael avrebbe reso forse più sopportabile l'idea di perdere Reina, insomma. Ma con Rafael che sta fermo tutta la stagione, che riprende quest'estate e che sa come riprenderà, io credo che la necessità di poter tentare di conservare questo fuori classe diventa molto importante, è decisamente una priorità per Bigon e per la società. Io mi auguro che possano riuscirci. Mi pare di capire che Reina mandi dei segnali in questo senso. Anche oggi ho letto che lui parla di Napoli come di un bellissimo progetto prospettico, e che lui un progetto vuole. Ha perso un po' il treno del Barcellona, mi pare di capire che il Barcellona ha preso un giovane portiere molto forte in prospettiva, quindi non lo so, io farei di tutto per tentare di mantenere Reina, che con Benitez e con Higuain costituisce, diciamo, l'asse portante di questo progetto.
Questo per quanto riguarda Elia. Per quanto riguarda Nengolan, Nengolan è un po' cellinesco nel modo di fare, ha ereditato da Cellino un po' un atteggiamento sempre un po' spigoloso nei confronti di Napoli. Forse Nengolan avrebbe potuto anche ieri, abbiamo visto, fargli fare una bellissima partita. Ha giocato molto bene, per carità. Ha giocato molto bene, è uno straordinario giocatore. La sua rabbia nel post partita. Marì, ha perso 1-0, lezione di calcio, che lezione ha? La sua rabbia nel post partita, però è comprensibile. La Roma in effetti ha gettato al vento la partita perlomeno in tre occasioni. Io penso a quel colpo di testa mancato di Gervinho, a quell'altro di Florenzi, le due immense parate di Reina, le tre, perché anche su Bastos ha fatto una grande parata a Reina, certo. E su Gervinho e poi sul tiro di Maicondegliato. Quando la squadra va fuori casa in un campo come il San Paolo e propone cinque nitide occasioni, ma nitide, per segnare un gol e poi la partita non la vince, noi con la Roma all'andata con due occasioni, quella di Pandev e quella di Insigne, ti ricordi nel primo tempo meritava il Napoli di vincere lì, e poi perdemmo malissimo, però non ho sentito tutte queste polemiche che sto ascoltando nelle ultime ore, come se il Napoli quasi avesse preso questo risultato rubandolo. Esatto, il Napoli non ha fatto rubare. Innanzitutto io sono convinto, come lo sono stato all'andata col Napoli, sono convinto che quando tu smanchi l'occasione da gol, la colpa è tua. Cioè non è che stiamo parlando di situazioni dubbie arbitrali, per esempio, o di sfortuna. Qua stiamo parlando di errori. Certo. L'errore è una colpa tua, è un demerito. Quindi non capisco dove si possa rimpiangere più di tanto. Certo, la Roma è venuta a fare a Napoli senza De Rossi, senza Totti, senza Strootman, poi di fatto, e ha fatto una partita di straordinario livello. Napoli ha giocato male anche perché è stata la Roma a farlo giocare male. Io piuttosto mi interrogherei, se fossi come sono un tifoso azzurro, mi interrogherei su che cosa stia succedendo per esempio ad Hamsik, che mi pare peggiorare invece di migliorare giocando. Cioè ogni partita mi pare un passo indietro, e credo che un giocatore come lui sia uno di quelli di cui il Napoli non possa fare a meno. Quindi penso che il recupero psicologico e tecnico e fisico di Hamsik sia una priorità assoluta per Benito. Assolutamente, anche perché poi dipende dai compiti che chiede Rafa ai singoli giocatori, e questo è un altro discorso. Io ringrazio Maurizio De Giovanni, al quale do un grande abbraccio. Maurizio, grazie. Ciao, Maurizio, grazie a voi, speriamo bene per giovedì. Infatti, un abbraccio a tutti. Forza Napoli. Caro direttore, Strootman quindi termina a Napoli. Devo essere sincero, mi dispiace quando un giocatore termina la stagione, no? È un infortunio grave, quindi dispiace. Però è chiaro che i napoletani non hanno comunque digerito il suo sputo verso la curva ma B. Il gesto resta assolutamente, però. Ma come si fa a digerire uno sputo? Sì, siamo d'accordo, Antonio, però credo magari che. Magari è anche il momento, però io non giustifico. Io sono sportivo, non giustifico certi gesti. Appunto, non li giustifico, però proprio perché siamo sportivi. Non possiamo non rammaricarci per quello che è accaduto. Non è colpa. No, appunto, per quello che è accaduto. Mi dispiace, è l'infortunio grave. Quindi è così. Però, così. Ai tifosi che ci scrivono e ci dicono: ma avete visto all'andata cosa è successo? L'abbiamo visto e non lo dimentichiamo, ma non per questo. Ma non per questo, come dicevi anche tu, Antonio, possiamo non mi permetterei mai, non l'ho mai fatto, non rientra nella mia cultura. Però sto dicendo semplicemente, vanno divisi due episodi, l'infortunio grave, perciò, stagione infatti finita, dispiace, ce lo diciamo onestamente, però quel gesto fatto là nella semifinale di ritorno di Coppa Italia è stato un brutto gesto che nessun giocatore deve mai permettersi di fare nei confronti di qualsiasi curva, figuriamoci verso il tempio del tifo partenopeo, una grande mancanza di rispetto, e quindi lo diciamo con la stessa onestà con la quale abbiamo detto che ci dispiace per l'infortunio, ma questi sono due discorsi distinti e separati. Buon pomeriggio a Tony Iavarone. Ciao Tony, buon pomeriggio. Buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori.
Caro Tony, ciao, un guizzo devastante quello di José María Callejón, che ha deciso la gara con la Roma. Tante critiche, forse si sono dimenticati che all'andata il Napoli ha giocato meglio della Roma, però ha perso. Sì, capita nel calcio, succede che le squadre che sono, diciamo, in una buona posizione di classifica o che vadano bene, che hanno delle ragguardevoli posizioni in classifica, poi insomma fanno delle partite, magari giocano anche in un certo modo e poi perdono la partita. Succede, non è la prima volta, è successo a Napoli con la Roma e per certi versi è successo ieri alla Roma con il Napoli. Tutto questo, c'è da dire che il Napoli sta comunque, voglio dire, attraversando un periodo che non era proprio un periodo ottimale, che una vittoria del genere, recuperata grazie a questa, chiamiamola, prudenza di Caleon, fa sì che il Napoli tenga vivo l'interesse per il campionato, perché riapre la lotta per il secondo posto, perché consente soprattutto di non chiudere la stagione del Napoli probabilmente ieri, se ci fosse stato un altro risultato. Acquisita la finale di Coppa Italia, in attesa di quello che accadrà in Europa League, se malauguratamente il Napoli avesse vinto o pareggiato, noi avremmo potuto dire, beh, insomma, a questo punto la stagione è quasi finita, perché il Napoli resterà al terzo posto e quella sarà la sua posizione. Esatto. E invece, siccome c'è bisogno di avere un Napoli presente, un Napoli che ha una sua vitalità, un Napoli che ha una sua, come possiamo definirla, una sua immagine di squadra importante nel campionato italiano, è bene che questa partita sia stata vinta. E molto spesso non si va a giudicare tanto come arriva la vittoria, l'importante è che arrivi proprio in casi come questi, e quindi il Napoli, diciamo, ha riaperto il campionato dalla Juventus in giù. Tra l'altro Tony, sono d'accordo con questa frase che ho già letto da qualche parte, ricordo anche che Tony Giavarone sono autocitato. Giusto. Tony, tra l'altro si riapre anche la lotta per l'Europa, perché dobbiamo ricordare che c'è la Fiorentina a 10 dal Napoli, l'Inter a 11 e il Parma a 12, quindi ci sono tre squadre in due punti che credo si daranno battaglia fino alla fine per approdare alla migliore posizione possibile, perché forse, ecco, la giornata di ieri ha chiuso il discorso scudetto e dall'altra ha chiuso anche il discorso Champions. Sì, il Napoli ha, diciamo, ha battuto due colpi, ha dato anche una mandata alla chiusura della porta scudetto a favore della Juventus, perché insomma, avendo fermato la Roma, ormai la distanza tra Juventus e Roma è siderale, quindi l'Inter lo scudetto bene o male ha segnato. Ma ti ripeto, ha aperto la lotta per il secondo posto, poi è successo che altre squadre che sono lì, insomma, a lottare per le piazze dell'Europa League, abbiano visto una Fiorentina che è stata vittima della Juventus, mentre abbiamo visto un Inter che comunque, vincendo col Torino, si riporta in una posizione di, come possiamo dire, di antagonismo per quanto riguarda i posti nell'Europa League. Insomma, meno male che il campionato non finisce con la Juventus, perché sennò a questo punto ci dovevamo interessare solo della lotta di retrocessione, che per fortuna non ci riguarda e non ci tocca per nessun senso. È chiaro che la vittoria di ieri poi dopo lascia a considerazioni di carattere tecnico, perché insomma, diciamolo chiaramente, una cosa è l'occhio del tifoso, l'altra cosa è l'occhio del tecnico, dell'addetto ai lavori. Napoli non ha fatto assolutamente una bellissima partita, ha vinto con una prova che veramente è stata definita di maturità, ma maturità nel senso di esperienza probabilmente e di voglia di esserci fino alla fine, ma le lacune ci sono state. Il Napoli ha avuto non tanto problemi in difesa, così come era accaduto già a Livorno, insomma il Napoli si è un po' spento nella manovra offensiva, quindi non ha tenuto a distanza la Roma, che per certi versi e d'altro canto ha mostrato un ottimo palleggio, insomma una buona manovra, è rimasta spuntata perché le sue punte Gervinho e Florenzi non hanno questa incisività nel reparto d'attacco. Magari Garcia voleva avere due piccoletti e non dare punti di riferimento, per questo non ha messo destro. Ci sono state le grandi parate di Reina, ma non c'è stato un Napoli che ha avuto quella fluidità di manovra d'attacco, forse anche dipeso dalla giornata, diciamo, negativa di Guain. E la priorità questa, cioè quella di andare a comprare Pepe Reina dal Liverpool? Ah, ma forse per me l'avrei già comprato, l'avrei... Fa una colletta rapito. Se contiamo quante palle Reina torna a togliere dalla porta e quante, insomma, brutte situazioni ci ha evitate rispetto a quelle che poi
abbiamo inevitabilmente subito. Credo che Reina, più che un portiere, è uno che fa i gol per il Napoli, insomma. Vero. Tra l'altro ieri ha pesato anche l'assenza di Jorginho, Tony, perché parliamo spesso di Reina e Higuain, ma ieri abbiamo visto quanto è importante avere una testa pensante in mezzo al campo. Ecco, ma io su questo insisterei, perché io una testa pensante la lascerei proprio pensante, come per definizione, e non la obbligherei a fare altre cose, cioè invece a ritornare, a recuperare palla, a spezzare il gioco avversario. Per cui sono convinto che se un domani Benitez facesse, diciamo così, un minimo di interrogativo al proprio cuscino, si facesse suggerire qual è la situazione migliore, io credo che il cuscino gli risponderebbe che con Jorginho bisogna mettere, diciamo, due mediani, in modo da lasciare a Jorginho la possibilità di rendere ancora più pericoloso l'attacco del Napoli. Napoli Magazine. Caro direttore, tocca a te adesso, mi raccomando. 4 valore invece è una vittoria che brucia. Mi raccomando, in 12 minuti devi fare, cioè questi 12 minuti li devi fare in 2 minuti. Stai prendendo già tempo. No, io non sto prendendo tempo, io sto prendendo tempo, è diverso. Allora posso dire qualcosa? Basta invertire la seconda e la terza lettera per cambiare il senso. È straordinario, è una chicca da incorniciare. Non ho capito? Cagliefon. Roma capoccia. Ta. No, c'è poco da dire, cross di Goulam perfetto. Roma capoccia. L'incornata perfetta di José Maria, di Maria. Roma capoccia. Ta. Vabbè, ma all'incrocio dei pali, De Santis che poi fa vedere tutta la sua disperazione per il gol preso, Reina che schizza davanti all'inquadratura dell'esultanza di José María, facendo vedere invece come si esulta dopo un gol. È tutto molto bello, no Michele, o sbaglio? No, ma assolutamente, io credo che ieri veramente sia stata una di quelle giornate così, di quelle serate così belle ed emozionanti, che quando è entrata quella palla, cioè, io l'ho detto, c'è stato credo un momento in cui tutto lo stadio ha tirato il fiato quando è partito il cross di Goulam. Io credo che in quel momento proprio se i cuori di ogni tifoso fossero stati amplificati, credo che veniva giù il San Paolo proprio per il tum 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 tum, per la frequenza del battito in quel momento, perché tutti a dire vai, e poi Caicom, ma non è proprio perché stavi dormendo, Caicom, una persona anziana che sei all'87esimo, sì, stavi sentendo male, ma figurati, lo posso dire io che ero presente, sì. E poi il messaggio, mandi il messaggio, lui non capisce nemmeno qual è l'oggetto del messaggio. Almeno tre circostanze Reina fenomenale, fammelo dire, perché l'hanno detto tutti, ma poi ho visto volti depressi negli spogliatoi all'uscita, appunto dagli spogliatoi. Il colpo l'hanno accusato, Garcia è stato bravo comunque a imbrigliare la manovra di gioco del Napoli, perché fino al gol di Caglione bisogna dire che era stata una gara molto tosta. Beh, sicuramente, ma con noi abbiamo chi ci può spiegare, ripeto, la partita in un altro modo, perché ha giocato fino a poco fa, allena e quindi ha un occhio diverso. Oscar Magoni, buon pomeriggio Oscar. Buon pomeriggio a tutti voi. Antonio. Oscar, quanto vale questa vittoria del Napoli sulla Roma? Ah, tantissimo, perché è stata conquistata con i denti, diciamo. La Roma ha fatto più gioco, il Napoli sofferto un pochino, anche se secondo me ha dimostrato più solidità del solito, perché comunque non ha concesso molto alla Roma, se non solo in un'occasione al primo tempo e uno al secondo. E poi non è stato un Napoli sfavillante, ma concreto, e dunque una grande vittoria. Ecco, da ex giocatore, come invece vivi l'atteggiamento avuto da un portiere, che sai, è un ruolo particolare, no? Però vedere un Reina super, che nega il gol a Gervinho, ma anche a Bastos da fuori aria, un Reina super presente, ecco, quanto vale in termini di gol per una squadra? È un grande portiere, un portiere di livello internazionale, e sa usare anche bene i piedi, fa partire le azioni, è stato criticato anche lui per qualche errore che sicuramente ha commesso, ma Reina è una sicurezza, è un valore aggiunto di questo Napoli e sta dimostrando anche una capacità di dare tranquillità e sicurezza a tutto il reparto,
un giocatore che vale molto, vale tanti punti per il Napoli. Giocatore da acquistare? Assolutamente sì. Quindi diamo un consiglio al Napoli, perché effettivamente ci dispiace pensare che a giugno le strade si separano, caro Oscar. Speriamo di no, adesso vedremo. Sicuramente il Napoli e Reina ha trovato un portiere di livello internazionale, sarebbe un peccato perderlo. È difficile, molto difficile interpretarlo. Da centrocampista sempre, perché tu nell'anima resti centrocampista e resterai centrocampista per la vita. Dato che sto leggendo molte critiche sia per Marek Hamšík che per Brahim Zemaili, un tempo si diceva un lavoro scuro, il gioco scuro a centrocampo, qualche volta l'ho letto anche nelle tue pagelle, caro Oscar. Dipende dal fatto che spesso l'allenatore ti chiede dei compiti anche più difensivi? Ma quello per quanto riguarda Zemaili, diciamo che ha anche un po' le sue caratteristiche, quello di fare tanta quantità oltre che una buona qualità. Hamšík invece è un discorso diverso, perché Hamšík nelle grandi partite ha sempre stentato quest'anno e anche ieri ha fatto molta fatica, dunque è un giocatore che non ha ancora trovato una sua maturità totale. Secondo me è un giocatore potenzialmente molto forte, molto più forte di quello che è in questo momento. È un giocatore importantissimo che deve però ancora crescere e diventare decisivo nelle partite che contano, quelle di altissimo livello. Ecco, poi una parentesi bisogna farla su Callejon, perché è un giocatore straordinario, super utilizzato da Rafa Benitez, ha sbagliato anche alcuni gol facili, almeno un paio a tu per tu con De Santis, poi però ha centrato l'incrocio dei pali. Quando un giocatore ti diventa così decisivo, forse anche in chiave nazionale potrebbe essere utile, ovviamente mi riferisco a Del Bosque e alla Spagna. No, meglio di no. Sono già forti. Sono già forti di loro. Ha giocato tantissimo e credo che ha fatto qualche errore. Nel complesso sta facendo una grande stagione e naturalmente avrebbe visto, anche secondo me, forse bisogno di tirare un attimo il fiato e comunque rimane un giocatore imprescindibile nelle partite importanti. Caion deve esserci, vero? E poi ricordiamo anche, Oscar, che in settimana ci sarà la partita di Europa League Porto-Napoli, quindi gara di andata, poi ritorno al San Paolo 7 giorni dopo. Tu credi nella possibilità che il Napoli possa arrivare fino in fondo? Dall'altra parte ci sarà la sfida tra Juventus e Fiorentina, quindi un'Europa League consistente. Ci credo sì, perché intanto tra Juventus e Fiorentina va fuori, dunque comunque chi perderà comunque perde una squadra molto forte, e il Napoli ha tutte le potenzialità per andare fino in fondo. Ha mentalità, un allenatore capace di giocare in Europa, ha una mentalità importante. Credo che il Napoli sarà a giocare fino in fondo. Oscar, una domanda volevo fare ad Oscar proprio come centrocampista. Quanto si è sentita l'assenza di Jorginho ieri? È tanto, perché è un giocatore di qualità, poi soprattutto a livello di mentale, secondo me siamo un giocatore molto fresco e vuol far vedere chi è, dunque sta giocando sull'entusiasmo, mi piace molto e ieri si è sentito molto, sì. Abbraccio forte a Oscar Magoni, grazie Oscar. Grazie a voi, alla prossima. Ciao Oscar, grazie. Grazie per disponibilissimo. Sì, infatti, lui ci aveva chiesto di chiamarlo un attimo più tardi, l'abbiamo fatto e come sempre l'abbiamo trovato pronto, così come era in campo, insomma, pronto a correre a destra, a sinistra, al centro, pur di dare una mano a tutti, così, insomma, il nostro super mediano sempre pronto. Sebastiano, come va il salvadanaio? Perché? Che tu ricordi che io dissi tipo 3-4 mesi fa che ogni insomma era 5 euro per Sebastiano. No, ma noi veramente abbiamo detto un'altra cosa. Ogni perdita di tempo gliela poniamo questa qui, gliela poniamo, anche perché poi Michele, sto assistendo a una serie di... ti voglio portare su questo discorso. Ui, che è successo? Hai visto il video di De Laurentiis che esulta dopo il gol di Caglion? No. Vai su Napoli Magazine e vado a vedere. Immagini Sky. Meritano perché è un bel vedere, io direi quasi un De Laurentiis alla Edoardo, fantastico, con il pizza al riso straordinario. Ha fatto qualche gesto? Lo devi vedere, non puoi non vederlo, sono 7 secondi, ce la puoi fare anche in tempo reale, sembra quasi, non ho capito se sembra la trombetta di Tevez o il pernacchio di Edoardo, però stiamo lì.
Ma vedremo. Ma era un bel sorriso, sai, contento dopo il gol. Ah, una liberazione per tutti. Ma rivolto al campo o rivolto verso qualche settore del campo? Non si è visto. Che cosa rivolto? C'è questo gesto di De Laurentiis. Ah, al cielo. Al cielo. Benissimo. Antonio, se guardi bene al cielo. No, invece una cosa che ho visto, che ho notato con piacere, la foto di Zuniga. Sì, che continua seduta, completa permesso Zuniga. In parte con il gruppo, febbre per Giorginio, differenziato per Berami, l'allenamento della mattina del Napoli ha fatto registrare queste notizie, quindi speriamo anche di averlo a disposizione. Molti ci chiedono quando, abbiamo chiesto a Benitez, lui ha detto che un termine preciso non è in grado di darlo, perché ogni ginocchio, il mio come quello di Michele, è diverso dall'altro. E quindi non si può dire quando la cartilagine non dà più problemi, perché capita che 3 giorni per esempio va bene, poi si accusa un fastidio e si ritorna a fare quindi un lavoro specifico, certo, per recuperare. È un bel piccolo mistero questo qui, ma non solo. Zuniga dice Benitez, ogni ginocchio è un mistero, quindi chissà. Buon pomeriggio a Titti in Prota, collega di Canale 21. Ciao Titti, buon pomeriggio. Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti quanti voi radioascoltatori. Mi raccomando, adesso si parla solo spagnolo, perché insomma dobbiamo abituarci. Mi so che è venuto al Biolle, abbiamo dovuto fare un po' come le messe di prima elementare. Vabbè, comunque capita, fa niente. Sì, sì, la grande vittoria del Napoli, cosa ti resta nella memoria di questo risultato importantissimo? Beh, quello che mi resta impresso è che forse quel famoso cinismo che aveva chiesto Benitez alla vigilia di questa gara è venuto fuori, nel senso che il Napoli, nonostante non abbia dominato, nel senso che è stata una bellissima partita a scacchi quella che si è giocata ieri sera a San Paolo tra Napoli e Roma, quindi dicevo, nonostante non abbia dominato ma sia riuscito in determinate occasioni ad imporsi ma anche a sprecare, ha portato avanti fino alla fine con molta tenacia la gara, ottenendo quello che poi era il risultato dovuto o obbligato, quindi i famosi 3 punti necessari per poter continuare a bussare alla porta per l'accesso diretto alla zona Champions. Un ennesimo segnale di maturità, come ha sottolineato lo stesso Benitez, è chiaro che dopo una prestazione del genere, quindi dopo la vittoria sulla Roma, quello che c'è da chiedersi è perché il Napoli non continui ad essere così costante, perché sempre più, e questo mi fa rabbia, è evidente che poi i famosi punti persi sono sempre e solo quelli persi con le piccole, che in questo momento avrebbero fatto una differenza abissale. Sì, ed è un vero peccato. Porto Napoli, cosa ti aspetti? Mi aspetto una gara tosta perché nonostante il brutto momento del Porto, è comunque considerato una compagine di altissimo blasone, vorrei vedere chissà se sarà possibile quel Jackson Martinez che il Napoli ha tanto inseguito. Dicevo chissà, dipende dalle condizioni fisiche ovviamente dell'attaccante, quel Jackson Martinez che il Napoli ha tanto seguito nel mercato estivo, e se poi che lo stesso Mourinho a mettere Benitez in allerta dai portoghesi vuol dire che un motivo ci sarà, quindi mi aspetto una gara tignosa alla quale prestare assolutamente tantissima attenzione. Il voto secco di Titti in Prota per Pepe Reina e José Callejón. Ma preferirei assolutamente un 10 con lode, perché anche a merito suo se il Napoli ha portato a casa i 3 punti ieri sera contro la Roma. José María Callejón gli va sicuramente un 8 di incoraggiamento per la rete realizzata che ha regalato la vittoria al Napoli. Se dovessi regalargli una piccola
nota negativa e non esserci riuscito prima, quando ha sprecato quell'eccezionale occasione qualche minuto precedente alla rete del vantaggio. Si rifarà nelle prossime gare. Nel frattempo ringraziamo e mando un grande abbraccio alla collega di Canale 21, Titti in Prota. Ciao Titti. Ciao Titti. Un abbraccio a voi. Radio.0 ha presentato Napoli Magazine.